Per il nostro TG itinerante del sabato andiamo in Irpigna, a Flumeri, dove c'è per noi Rino Genovese. Una successione unica al mondo, vedete che bellezza, che imponenza. Tra poco potrebbe diventare patrimonio UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità, il Giglio di Flumeri. I carristi lo stanno ancora ultimando, stanno al lavoro, una sintesi perfetta di storia, arte. Questi non sono semplici tamburi, sono gli scigli a paglia, ne parleremo tra poco. Ma cos'è un giglio? Per capirlo dovreste vivere dall'emozione, dal vivo. Noi proviamo a farvelo capire proponendovi le immagini dell'8 agosto, la grande alzata del giglio. Immagini che racchiudono secoli di storia, l'alzata del Giglio di Flumeri. Antico rito propiziatorio dal 1600, quando gli abitanti chiesero l'intervento del santo protettore contro la peste, è il Giglio di San Rocco, simbolo della storia civile e religiosa di Flumeri. Ogni 8 agosto va in scena l'incredibile, un gioco di scale, funi, muscoli, l'obelisco di legno, 5 piani più base e punta, oltre 30 metri, si alza pochi centimetri alla volta, seguendo gli ordini dei carristi. Nessun plumerese rinuncerebbe al suo giglio. Ogni anno vengo dall'Inghilterra, da Londra, per partecipare all'alzata del giglio. Per mesi nel campo Giglio si riunisce tutta la comunità, ogni giorno. Regole tramandate di generazione in generazione. Solo le donne possono scegliere le spighe e comporre i mazzetti. Si ricavano le catene, intrecci artistici che circonderanno il Giglio. I ragazzi, divisi in 5 squadre, per oltre un mese posizionano le spighe sui pannelli. Il disegno cambia ogni anno e il pannello più bello vincerà il palio. Si inizia da piccoli, i più bravi diventeranno carristi, a loro è concesso costruire la struttura. Michele è il decano dei carristi. Viva la nostra vita! Viva San Rocco! Viva San Rocco! E l'8 agosto, la magia dell'alzata è la grande emozione, il cuore, l'anima, la vita di Flumeri. Una magia che coinvolge tutta la comunità. Vedete che bei lavori dei ragazzi, della ceramica. Intanto le signore continuano a produrre catene. Il giglio è stato alzato l'8, dopodomani il 15 verrà tirato, lo vedete nelle immagini, tirato fino alla chiesa di San Rocco, dove resterà 2 settimane per poi essere smantellato e rifatto ex novo l'anno successivo, perché ogni anno le squadre devono comporre un disegno diverso e Basilio Russo è l'uomo che da 25 anni decide i disegni dei pannelli. Quest'anno che caratteristiche hanno? Allora, di stile romanico, oltre a fare i pannelli di stile romanico, le squadre si devono attenere a delle percentuali di grano e di paglia, perché mettendo in rilievo il grano, come potete vedere, ci sono delle zone con le buche nere, delle zone con le buche bianche, delle zone con il grano a disegno, delle zone con il grano a coprire. E queste caratteristiche devono avere tutte le squadre, anche se poi loro, nel creare le furle, le grechele, si inventano loro qualsiasi forma. Allora, il 15 al suono degli scigli a paglia, la grande tirata, i rappresentanti delle squadre, chi vincerà il palio quest'anno? Lo scopriremo il 15, ma noi continuiamo il nostro viaggio nella conoscenza di Flumeri. Suggestiva l'etimologia, anche se incerta, il nome deriverebbe da Flumen o Frumentum, Flumeri, la città tra i due fiumi, Flumeri, la città del frumento. Furono gli aragonesi a trasformarla in una capitale della baronia. Nel 1478 Federico d'Aragona costruisce la dogana, forse la sua residenza di caccia, o forse molto di più. Con molta probabilità questa è una delle dogane più importanti del regno di Napoli. Al centro di una via di comunicazione dal Tirreno all'Adriatico e oltre all'attività propria di gabellieri, qui in effetti veniva svolta un'attività di produzione della lana.
La profonda fede per San Rocco ritma la vita della comunità. In questi giorni è la chiesa madre, decorata dagli affreschi di Basilio Russo, ad accogliere la veneratissima statua del patrono, ma è la bella chiesa a lui dedicata a contenerne le reliquie. Da non perdere il presepe nel globo, la sfera si schiude ed appare la Natività in pietra leccese di Fiore Iorillo. Ambiente, una natura dai mille colori, panorami spettacolari. L'altopiano del Laceno, la montagna di Chiusano, Monte Vergine, il Partenio, la meraviglia dell'Irpinia ai piedi di Flumeri. Da questi uliveti secolari è nata la prima bottiglia di olio DOP Irpino. Frantoi moderni e il ricordo di tradizioni antiche. Questa è una pressa in pietra bimacina a traino del 400, e del 400 è anche questo torchio in legno. Una vita in un mare dorato è la magia di Flumeri. Flumeri, città del grano e della pasta, del miele e dei formaggi, ma soprattutto punto di riferimento regionale per l'olio. Sì, infatti Flumeri è città dell'olio ed è la città coordinatrice regionale dell'Associazione Italiana Città dell'Olio. Inoltre è rinomata per la produzione di olio ravece, per cui ha ottenuto la DOP dalla Comunità Europea nel 2009 e per cui si ha una crescente richiesta dai mercati esteri. Ma quali sono le caratteristiche di quest'olio? Un profilo sensoriale unico, con uno spiccato sentore di pomodoro verde, e al gusto c'è una giusta carica di amare e di piccante che sono dovuti alla presenza di polifenoli che sono degli antiossidanti naturali. Prodotti eccezionali, eccezionale la gastronomia. Quali sono i piatti tipici di Flumeri? Patate e peperoni, sedano e polpette di pane. O ancora? La nardiata fatta con ziti e lardo di maiale o spingo di maiale. Ma qui a Flumeri ogni anno si fa anche una straordinaria disfida, che è la disfida del soffritto. Coinvolge 10 comuni e Flumeri con quale soffritto si difende? Polpette di maiale, patate e peperone all'aceto. Signor Sindaco, il Giglio può diventare collante di attrazioni turistiche di livello nazionale. Sicuramente, noi abbiamo già attivato le procedure per il riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ma Flumeri ovviamente non è solo il Giglio, abbiamo ottimi prodotti come avete avuto modo di vedere, e partendo dall'olio, quindi il nostro prodotto di punta che vede anche quest'anno la tappa di Giro Olio Campania 2016 qui a Flumeri, nel mese di ottobre. Chiaramente i prodotti sono tanti, li avete già mostrati, noi invitiamo tutti a assaggiare i nostri prodotti, invitiamo tutti a vedere le nostre bellezze e invitiamo tutti soprattutto il 15 di agosto alla tirata del Giglio. Qual è la migliore occasione per conoscere questo paradiso terrestre? Dopodomani la grande tirata a Flumeri. Linea allo studio.